Benvenuti amici dell'Orto e Fornelli, oggi vi faccio vedere come pianto le patate. Dunque, queste sono patate che mi sono state date in ritardo da una persona che non aveva più spazio nell'orto per piantarle e quindi ho deciso di fare un video mentre le aggiungo al mio raccolto principale che ho piantato già 3 settimane fa in questo pezzo di terra. Dunque, prima di tutto, il periodo per piantare le patate è nel sud fine gennaio, prime settimane di febbraio, e nel nord marzo. Non sono un grande esperto perché non le ho mai piantate nel nord Italia, però la cosa migliore è se chiedete a qualcuno della zona che pianta abitualmente le patate il periodo in cui le pianta, o semplicemente dove andate a comprare i tuberi. E chiedete un consiglio al venditore. Dovrebbero essere piantate 2 settimane prima dall'ultima gelata, perché le patate soffrono le gelate, diciamo che le uccidono o gli bloccano la crescita, quindi è importante che quando spuntino fuori dalla terra non ci siano più gelate. Allora, come cresce la patata? Prima di tutto, noi quando piantiamo il tubero, sotto fa le radici qui sotto e sopra fa questi steli in cui produce le patate. Quindi se noi mettiamo la patata in superficie e poi non ci aggiungiamo mai la terra, le patate non le fa sotto, le cercherà di fare sopra, ma non essendoci terra né pacciamatura non produrrà patate. Quindi la produzione delle patate avviene nello stelo. Qui, quando questo cresce, avviene nello stelo per 20-30 cm. Quindi, per piantare le patate, noi questo dipende dal terreno che abbiamo. Io ho un terreno sabbioso che drena l'acqua e le pianto a 20 cm di profondità. Però dipende da dove vivete. Vedete, qui stanno spuntando adesso, vedete? Non ha mai piovuto. Però cosa succede? Che piantandole a 20 cm di profondità, il terreno resta umido in questa stagione e quindi le patate riescono comunque a spuntare. Se manca l'acqua, le patate prendono sostanza dal tubero, dalla patata che resta, diciamo. Questo germoglio prende l'acqua dalla patata che resta. Però se vivete al nord, in un posto in cui piove molto, è meglio piantare le patate in aiuole rialzate, in modo che l'acqua sgrondi, perché se il terreno dovrebbe essere resta troppo umido, non umido, fradicio per troppo tempo, i tuberi potrebbero marcire. Inoltre, stessa cosa vale se avete un terreno molto argilloso che trattiene l'acqua. Allora è meglio piantare le patate più in superficie e rincalzarle in un secondo momento in modo che sgrondi l'acqua, se no rischiate che prima che spuntino marciscono. Quindi dipende dal terreno che avete. E vi faccio un riassunto: se ce l'avete sabbioso o vivete in un posto che piove poco, potete piantarle in profondità e rincalzarle meno successivamente. Se invece vivete in un posto che piove molto o con un terreno argilloso, è meglio piantarle più in superficie e rincalzarle successivamente. Per rincalzare intendo mettere la terra intorno alla piantina. Questa ancora è troppo bassa, però quando raggiunge un'altezza così si mette più terra sopra, in modo che produca le patate anche per tutta la lunghezza dello stelo, diciamo. Questo, essendo a 20 cm di profondità, le rincalzerò solo di 10 cm. Invece se la metto qui e la copro così, la patata cresce lo stesso, solo che non produce perché lo stelo è esposto alla luce. Quindi dovrei rincalzarla per 30 cm.
Quindi dipende da dove vivete, il vostro metodo per piantarle dipende da dove vivete. Dunque, ora vi faccio vedere come pianto queste qui nel mio terreno. Pulirò un pezzo, togliendo prima l'erba con le mani, che qui è molto facile da togliere con le mani. Alternativamente potete usare una vanca per tagliare il tappeto erboso. Quindi calcolate la lunghezza a seconda di quanti tuberi avete. Dunque, se le patate sono precoci, si piantano più o meno a 25 cm di distanza nella stessa linea. Se non sapete il tipo di patata, perché avete una patata germogliata in cucina, o non lo sapete, piantatele a 30 cm di distanza l'una dall'altra, che andrà bene. Invece per quelle tardive normalmente si piantano a 35 cm di distanza. Se non avete visto il mio video su come pregermogliare le patate, vi lascio un commento qui sopra, guardatelo perché è importante. Prima di tutto le patate pregermogliate anticiperanno il raccolto e quando le mettete in terra saranno subito pronte a spuntare sopra, evitando che possano marcire prima di raggiungere la superficie. Ok, quindi guardate il video su come pregermogliare le patate perché è importante. Ora, io conto quanti tuberi ho e poi moltiplico, faccio 30 cm per se ho 10 tuberi dovrò pulire una striscia di 3 metri e poi vi faccio vedere insomma come le pianto. Ok, ho rimosso l'erba e l'ho messa nei lati. Poi successivamente, se vogliamo, possiamo riaggiungere l'erba una volta che le patate spuntano per tenere il terreno umido e fertilizzare il terreno con la tecnica si chiama della pacciamatura. Dunque, adesso scavo una trincea con la zappa profonda circa 20 cm. Ecco scavata la nostra trincea, ora lavoreremo il terreno con la forca in profondità. Perché non scavo direttamente con la vanga in profondità? Perché recenti studi hanno dimostrato che la rattura riduce la fertilità del suolo. Perché nei primi 20 cm di terra vive un certo tipo di batteri, che sono quelli che digeriscono il concime e lo rendono disponibile per le piante, mentre più in profondità vivono un altro tipo di batteri. E se noi stravolgiamo questo sistema di orizzonti, si chiamano gli orizzonti del suolo, se portiamo un suolo più profondo in superficie, tutti questi batteri muoiono e il suolo sarà meno fertile. Quindi come ovviamo a questo problema se vogliamo lavorare il terreno più a fondo affinché le radici vadano in profondità? Sotto i 20 cm lavoriamo con una forca. Spingiamo, facciamo aprire il suolo. Senza fare come l'aratro che porta il suolo di giù in superficie. Ecco il suolo lavorato con la forca. Ora metto sul fondo il concime che ho scelto di usare dello stallattico. Dunque, le patate prediligono un concime con alto contenuto di potassio più che di azoto, quindi il letame non è l'ideale, diciamo, però
molte persone cosa fanno? Concimano il terreno in autunno, lo lasciano riposare, gran parte dell'azoto viene dilavato dalle piogge e quindi il terreno è ottimo così per le patate, solo che io non avevo tempo in autunno di farlo e non avevo le quantità di letame necessarie a fare una cosa del genere e quindi metto un leggero strato di stallattico prima di piantarle. Dopo mischio il fondo e livello semplicemente passando con questa parte della zappa. Ho messo il metro nel letto di semina, ora scegliamo le nostre gemme preferite, quelle più grandi e robuste, per esempio questa, no? E le mettiamo a 30 cm di distanza. Taglio rivolto verso il basso, gemma rivolta verso l'alto, perché dovrà salire per produrre le patate. Centimetri, cerchiamo di non rovinare le gemme, occhi a seconda di come li volete chiamare, e continuiamo così. Ora col rastrello copriamo . Ecco piantate le nostre patate. Se abbiamo l'acqua innaffiamo, se non l'abbiamo come me sperate che piova presto. Comunque i tuberi resisteranno anche per più di un mese senza l'acqua, come vi ho fatto già vedere da queste patate che ho piantato quasi un mese fa e non ha piovuto. Dunque, spero che il video vi sia piaciuto, se non avete capito qualcosa, perché ho parlato a lungo, lo so, scusate, se non avete capito qualcosa mi potete fare delle domande sotto il video, se avete delle esperienze da condividere commentate con il vostro modo di piantare le patate, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, ci vediamo alla prossima amici, ciao!